this a crossover episode? Battuta scontatissima, ma vedendo il titolo ve la dovevate aspettare. In ogni caso, non è il primo crossover tra queste serie, avendo Eiichiro Oda e Akira Toriyama disegnato a quattro mani il manga celebrativo nel lontano 2006, coi loro rispettivi personaggi. Osservate quanto è fiera la posa rilassata di Shenlong. E poi ancora 5 anni dopo, Oda avrebbe fatto lo stesso con Mitsutoshi Shimabukuro, mangaka di Toriko, prima sotto forma di manga, poi tramutato in due episodi diversi. Uno ambientato prima del timescape tra gli episodi 491 e 493, dopo il risveglio traumatico di Luffy nel post Marineford, e l'altro tra gli episodi 541 e 543 durante l'arco degli uomini pesce. One Piece e Toriko occupavano la cosiddetta Dream 9 di Fuji TV, ossia la fascia oraria della domenica mattina. Toriko finché è durato alle 9, che di fatto sostituiva Dragon Ball Kai, e One Piece alle 9.30 da più di 20 anni, perché vi ricordo che all'inizio occupava lo slot del mercoledì sera, quello che apparteneva a Dr. Slump e Dragon Ball. Pertanto creare un nuovo crossover non era poi una cattiva idea. In fondo si trattava di fondere l'anime più fresco, Toriko, con l'anime più longevo, One Piece, e con l'anime più famoso, Dragon Ball. Premetto che ne conosco solo due su tre, non avendo mai visto Toriko, ma già la sola presenza di Son Goku e di Monkey D. Luffy può sufficire per comporre qualcosa di magistrale. Non è mai come quella boiata dell'episodio di Bardock, che era concettualmente una scemenza a prescindere. Qui ci si può effettivamente lavorare, anzi ci si poteva lavorare, essendo passati 11 anni da allora, ma pur essendo solo a inizio video, non posso già fare a meno di esprimere il mio disappunto. Sono seriamente molto arrabbiato, perché questo crossover aveva ogni requisito per esplodere. Dopotutto persino il più arido dentro vuole vedere Goku e Luffy combattere insieme, chi non lo vorrebbe? Il quale era equiparato al desiderio mio e di tanti altri di poter conciliare due serie popolari in un unico episodio, i Simpson e Family Guy, e non appena accadde il 28 settembre 2014, cazzo se fu deludente. Ora vi chiederete, che c'entra questo col crossover Dragon Ball Web storico? C'entra e come? Perché The Simpsons Guy era un episodio speciale che confrontava i personaggi primari o secondari dei Simpson e dei Griffin con alcune idee geniali ma eseguite in maniera sciatta. Ad esempio, la sottotrama di Meg che sa suonare il sassofono meglio di Lisa è molto carina. Peccato però che l'atteggiamento di quella fottuta reazionaria fascista di Lisa rovini tutto. O ancora l'umorismo spigoloso e aggressivo di Stewie che cozza con le burle più innocue di Bart è un'altra idea carina. Mentre la sottotrama del piccolo aiutante di Babbo Natale che sfugge a Brian e Chris non va da nessuna parte. E soprattutto, se escludiamo la lotta finale, fin troppo lunga ma con parti esilaranti come Ralph in pericolo, Homer e Peter che menzionano le mogli morte di Ned Flanders e Neil Goldman, umorismo cattivo che mi piace. Salutami, Maud Flanders! Sei tu che mi saluterai, Muriel Goldman! Il crossover non si preoccupa di sviluppare dell'alchimia tra i due personaggi, se non per qualche gag riempitiva. Zero amalgama, peggio di loro solo Bugs Bunny e Michael Jordan. Non solo perché sono troppo differenti l'uno dall'altro, ma soprattutto perché nel 2014 entrambe le serie erano in declino, e con esse pure personaggi in gran parte flanderizzati. Vi pongo degli esempi. Da una parte Glenn Quagmire, simpatico edonista prima e vecchio brontolone moralista dopo, dall'altra Ned Flanders, religioso equilibrato prima e bigotto cattolico dopo. O ancora, da una parte Lois Griffin, amabile madre di famiglia prima e insopportabile putta donnucola di becerusanze dopo, dall'altra Lisa Simpson, voce della ragione prima e nazifascista vegana dopo. In parole povere, se l'episodio fosse uscito almeno 10 anni prima, forse sarebbe venuto molto meglio di così. Di contro, questo crossover uscito il 7 aprile 2013 presenta alcune interazioni apprezzabili come Chopper entusiasta per la fusione di Gotenks, l'indifferenza di C-18 nei confronti di Franky perfettamente in linea, ma troviamo anche alcuni cliché annosi come la perversione di Muten Roshi e Brook, lo scarso orientamento di Zoro e Sanji che è il solito mega simp, e ai loro, proprio come Homer e Peter, nemmeno l'alchimia tra Goku, Luffy e Toriko viene approfondita più di tanto, che vi assicuro in tre quarti d'ora era fattibilissimo. Lo sceneggiatore Isao Murayama è ricorrente in Toriko e solo occasionale in One Piece, ma al di là di queste sporadiche manifestazioni e delle scene d'azione prolungate, propone poche idee brillanti che neanche sono eseguite benissimo.
Tuttavia, a discapito di tale premessa, per questo speciale vale esattamente il contrario di quanto riportato su The Simpsons Guy, ossia che se fosse uscito l'altro ieri o anche un anno fa, sarebbe venuto molto meglio di così. Cioè, provate a immaginare l'Ultra Istinto e Joy Boy insieme dopo la globalizzazione della Toei tra animatori giapponesi e europei bravissimi. Che cazzo di spettacolo verrebbe fuori? Ora capite perché sono arrabbiatissimo. Una roba così non doveva uscire nel 2013, doveva uscire oggi. E invece rieccomi a lamentarmi come un vecchio brontolone su uno speciale che si muove a malapena. Se i miei calcoli sono corretti, i personaggi di ogni serie sono ricorretti dai rispettivi designer. Quindi Luffy e gli altri da caso Yaisada, Toriko e gli altri da Hisashi Kagawa, ex supervisore di Sailor Moon, nonché uno dei volti meno conosciuti di Cockpit, e per Goku e gli altri, stranamente, non c'è Tadayoshi Yamamuro, bensì Takeo Hide. Sono dichiaratamente un suo estimatore dal giorno 1. In Z è un grande supervisore, è uno di quelli a cui la serie rinuncerà mai, ma le sue correzioni qui proprio non vanno. A volte sono discrete, ma sovente risultano troppo imbalsite, troppo sfilacciate, quasi ai livelli del peggior Yamamuro. In generale l'episodio artisticamente lascia parecchio a desiderare, e c'entra poco l'essere un model of model. È proprio questione che c'è una privazione di appetibilità. I tratti sono troppo grezzi e obsoleti affinché possano funzionare. La Toei neanche si è sforzata ad almeno muovere le figure. C'è una scena in cui Goku affronta sia Toriko che Luffy, che sfrutta un letargico lavoro di camera e lo fa malamente, coi vari fotogrammi che si susseguono senza neanche un minimo di rifinitura. Goku cambia espressione tra un frame e l'altro in maniera stridente, senza nemmeno un in-between, e le correzioni di Hide non migliorano la cosa, anzi la rendono più sgraziata ancora. Inoltre, non ci siamo nemmeno sulla prospettiva e la simmetria, che non vuol dire lamentarsi del décolleté asimmetrico di Nico Robin, ma delle nozioni più basilari. Come si fa a sbagliare la faccia di Goku in questo modo? Prendete quest'immagine in cui intravedo almeno 30 difetti. Premettendo che le correzioni di Hide sono minime, non ci siamo sulla faccia patata alla Shimanuki, non ci siamo sui capelli che fanno cagare sia nella loro morfologia che nella gamma cromatica. Sono classici mattoncini Lego con sfumature di grigio come quel film de merda. E non ci siamo sulla palette, che giudicarla mediocre sarebbe un elogio. Goku non ha l'epidermide grigia, che è sto schifo! E sulla scena precedente di Shimanuki suscita solo immensa mestizia che abbia disimparato ad animare. Non solo i movimenti sono a malapena pervenuti, ma i volti frontali a patata del suo periodo wampisesco, pur essendo il male minore, non mi garbano per niente. Quantomeno sa ancora disegnare i nasi, ma complessivamente mi indispettisce che i Kenji Kuroyanagi, Inaoki Tate e Ryo Onishi siano assenti in questo speciale e che, come sembra, Kenji Yokoyama abbia realizzato gran parte delle scene da solo. Sì, c'è Naoto Shishida col suo classico delirio, che per la cronaca non veniva corretto da Hide dai tempi di GT, ma ha fatto oggettivamente di meglio, di molto meglio. Non è la solita sequenza che ti gasa, il ritmo resta elevato, ma concettualmente mi fa incazzare, perché in un crossover tra opere così importanti dovrebbe essere la normalità, e invece ci dobbiamo sorbire Dream 9 due punti PowerPoint Anime Edition con una climax indecorosa che riprenderò a breve, perché le lacune di questo crossover mica si fermano sull'estetica, no! Ci crediate o meno, la storia dura malapena 20 minuti, fino alla fine della Battle Royale tra Goku, Luffy e il Kenshiro di Mondo Convenienza, la quale quantomeno aveva un fine frivolo ma credibile, contendersi un pezzo di carne pregiatissimo, cioè la bestia parla da sé e oggettivamente un gargantuesco e bestiale pezzo di carne. Dopodiché la storia sparisce, nel momento in cui compare questo pesce palla gigante coi tentacoli che assorbono la bioenergia, roba mai vista prima, il quale liquida comodamente Gohan, Usopp, Mr. Satan, Piccolo, Sanji, Brook, Gotenks, Frank e gli altri, lasciando, indovinate chi? Bravi bambini, Goku con gli altri due a dover risolvere questo problema ittico. Praticamente il crossover si è trasformato in una tipica Koyamata, di quelle pesanti. Trattasi di puro fanservice, che come ho detto in passato, se esiste, deve invogliare il pubblico, deve stuzzicare, deve saper intrattenere. Cosa che non accade qui, perché il combattimento è di una noia mortifera, l'animazione è risibile e in un contesto funzionale il Gear Second o Third e il Super Saiyan usati simultaneamente, gaserebbero terribilmente, perché sarebbe la perfetta normalità, ma ribadisco ancora una volta che niente di questo speciale è normale. La gestione della Genkidama, poi, è una cofanata di fanservice allucinante, in cui Murayama fa una cosa buona e sbaglia tutte le altre.
azzecca Goku che incamera la Genki nella sua forma normale, ma dopo che lancia il colpo finale si butta su il Super Saiyan 3 senza motivo, a mio parere inutile, perché ha già lanciato la maledetta sfera Genki per scagliare un ulteriore Kamehameha. Già, Toriyama era proprio un fesso. Chissà perché non aveva mai pensato a Super Saiyan 3 per finire Kid Buu. Oppure chissà come mai Goku ha preferito spingere la Genki Dama contro Jiren anziché teletrasportarsi alle spalle. C'è un limite a tutto. Il fanservice non deve essere sconfinato. E qualora lo debba essere, deve coinvolgere, non infastidire Dio Po. Magari volevano assegnare la Genki Dama a Shida, cosa che non accadeva dall'episodio 32 di Z. Ma in generale l'esecuzione narrativa di questo scontro è sconfinata. Forte puro. Gli effetti sonori fanno cagare. Come se da un momento all'altro dovessero apparire Tom e Jerry della Filmation. Persino quelli di Super sono meglio. D'altro canto, ha senso la scelta di usare le musiche solo di Toriko e di One Piece, perché Dragon Ball non andava in onda dal 97. Così come ha senso usare la sigla d'apertura di Toriko all'inizio e We Go alla fine. Per quanto mi riguarda, We Go è una gran bella sigla, tra le migliori di One Piece, tant'è che la preferisco a We Are. Tuttavia il jingle dell'Aikech è quello del post timeskip, il triste pepere pepe, che per fortuna è durato solo 200 episodi, perché poi hanno ripristinato i temi personalizzati dei Mugiwara, molto più funzionali. Che altro dire, io volevo gradire questo speciale, l'idea di base non mi dispiace, e niente mi schioderà mai dal pensare che se l'avessero fatto oggi o un anno fa, sarebbe un semicapolavoro. Il 2013 non era l'anno giusto, tutto quello che volete, ma è proprio un crossover bruttarello, che non riesce a sfruttare i suoi molteplici personaggi, che fatica a plasmare dell'amalgama tra i protagonisti e che non ha un cattivo decente, poiché questa creatura stomachevole è persino peggio di Janemba. E sapete già quello che penso su Janemba. In ultima analisi, l'episodio di Bardock resta impareggiabile nella sua coltre di fastidio e scemenza, ma questo speciale è ai limiti dell'accettabile e andava gestito molto meglio di così. Al solito fatemi sapere che ne pensate, iscrivetevi al canale, fra un mese comincia finalmente Daima, che avrà modo di commentare per un po', oltre alla monografia che spero decolli un giorno. Nient'altro, vi ringrazio come sempre per la visione e buonanotte.